due disoccupati in meno. Insomma, questo tipo di atteggiamento è figlio di qualcosa oppure no? È figlio di una società che ha paura e a questa paura lo Stato deve dare una risposta. Io parto dal presupposto che tocca allo Stato garantire sicurezza e ordine pubblico. Il famoso contratto sociale di Rousseau. Il cittadino delega allo Stato a esercitare alcune funzioni. Tra queste funzioni c'è la sicurezza. Se lo Stato non esercita questa funzione, cioè di garantire sicurezza al cittadino, perché il cittadino ha il sacrosanto diritto in casa sua, in piazza, ha il sacrosanto diritto... Nel suo negozio c'è la questione del gioielliere di ieri. Un cittadino ha il sacrosanto diritto di andare in una stazione, prendere un treno e arrivare sano e salvo a casa. Allora, se lo Stato non garantisce sicurezza, garantendo il principio della certezza della pena, mettendo risorse sulle forze dell'ordine, facendo prevenzione e controllo del territorio, funzioni che toccano allo Stato. Se lo Stato questa roba non la fa, io credo che un cittadino legittimamente, senza alimentare il Far West, noi veniamo spesso accusati di alimentare il Far West, no, noi viviamo già nel Far West, questa è scena da Far West. Il cittadino, io credo che in questi contesti, che detiene legittimamente un'arma, glielo dice uno che ha fatto servizio civile, io non ho armi, in casa sua, sul posto di lavoro, abbia il diritto di difendere la propria vita e la propria incolumità. Se il ladro non mi entra in casa e va a fare una passeggiata al parco, non rischia di morire. Allora, difendersi all'interno della propria abitazione, dal nostro punto di vista, guardi, oggi ho partecipato a un convegno, hanno scritto questo libro, questo tabaccaio di Milano, Petrali, ha raccontato una storia drammatica, leggetelo questo libro, difendersi all'interno della propria abitazione da un'aggressione non è mai un reato, ma è sempre un diritto. Io ho una bimba di 10 mesi, chi entra in casa mia e intacca l'incolumità della mia bimba, Salvini lo dice sempre, entri in piedi e esci disteso, sono fatti tuoi, sono fatti tuoi. Allora.